Finzione o realtà? Tutti parlano di spread, una cosa molto poco chiara poi che cosa effettivamente esso sia. Io vi dico che cosa è successo questa mattina. Come tutti quanti i mesi, il tesoro, quello che doveva essere guidato da Savona, si è presentato sui mercati e ha detto: vogliamo vendere 6 miliardi di bot. Cioè i titoli di Stato a 6 mesi. Poca domanda da parte del mercato, nessuno straniero, e le banche italiane hanno comprato questi titoli di Stato. Li hanno pagati l'1,2%. L'ultima volta addirittura era in negativo il tasso di interesse su questi titoli. Insomma, quello che oggi titola Bloomberg, una grande agenzia finanziaria, è: la politica italiana infetta i mercati globali. Questo è un dato, poi potete essere contrari, favorevoli, se si può essere contrari e favorevoli su queste cose, potete credere al complotto, ma quello che avviene è che c'è un gran casino sui tassi di interesse che noi dobbiamo pagare sul debito pubblico, e quindi sui tassi di interesse che dovranno pagare i cittadini sui propri mutui, e quindi i tassi di interesse che dovranno pagare le aziende normali sui loro investimenti. Poi cosa succede? Beh, succede un'altra cosa molto semplice, è che un commissario europeo, uno di quelli che contano, dice: gli elettori italiani dovranno imparare dai mercati. Sì, fa finta di aver smentito questo tweet, è messa un po' diverso, ma la sostanza è: i mercati daranno una lezione agli italiani. Può un ministro europeo non eletto da nessuno, nominato dal governo della Merkel, dire una cosa di questo tipo? Beh, ovviamente qualsiasi galeateo istituzionale dice che questo è un cialtrone. Chiaro? Un cialtrone. Però resta questo tasso di interesse, cialtroni o non cialtroni. Cosa poi succede alla fine in questa serata? Succede che il nostro presidente incaricato se ne va per una porta di servizio e non si fa vedere dai giornalisti. Cottarelli se ne va via seminando pure la sua scorta. Allora, cosa pensate che succederà domani sui mercati? E i mercati, secondo voi, come interpreteranno questo stallo, come dicono gli amici del TGCom, nella politica italiana? Io una scommessina la farei.